Ciao a tutti, quest'anno in occasione del Rimini Wellness vi proponiamo una gara amatoriale rivolta a tutti gli appassionati del corpo libero, nella quale avremo 7 stazioni con 7 esercizi diversi e adesso andremo a vedere nel dettaglio l'esecuzione per ogni esercizio. Lo scopo della gara sarà quello di eseguire tutte le ripetizioni richieste nel minor tempo possibile. Nel caso in cui un atleta avrà la necessità di fermarsi per respirare, questo sarà concesso, potrà recuperare quanto vuole, chiaramente a discapito del tempo totale della gara. Nella prima stazione gli uomini dovranno eseguire 30 pull-up, adesso andiamo a vedere nel dettaglio quando una ripetizione sarà considerata valida. In questo caso la partenza deve essere con la completa distensione delle braccia, corpo sospeso e fermo, senza nessuna componente di slancio o kip per facilitare l'esecuzione, e raggiunta la massima trazione dobbiamo superare col mento il livello della spalla. Le ragazze, a differenza degli uomini, dovranno eseguire 20 trazioni con la presa supina. Anche qui, come per l'esecuzione maschile, verrà richiesta la completa distensione sulla partenza e superare col mento il livello dello stato. Vedremo ora il secondo esercizio della gara, partenza a terra, un cross stand. I vincoli sono il dorso parallelo al suolo, la linea del dorso deve essere parallela al suolo, possiamo piegare le braccia. Nel momento in cui appoggeremo i piedi o la testa, la prova verrà messa in pausa e poi l'atleta potrà recuperare e riprendere in un secondo tempo. Possiamo vedere anche su maniglie. Per gli uomini avremo un minuto di cross stand, per le donne avremo 40 secondi. Ok, questa volta invece andremo a fare dei dip a parallele, in questo caso gli uomini dovranno eseguirne 30, le femmine invece 20. Gli unici vincoli sono completa distensione dell'arto ogni volta finita la spinta e raggiungere almeno i 90 gradi tra l'avambraccio e il bicipite. Anche qui, ogni volta che l'atleta lo riterrà necessario, è libero di fermarsi e recuperare, sempre a discapito della prova tempo. Vediamo ora il quarto esercizio di questa gara, sarà una candela roll jump, partenza dalla candela, senza l'aiuto delle braccia, rullata sul corpo e uno squat jump finale. Gli uomini dovranno eseguirne 30, le donne 25, sempre nel minor tempo possibile. Questa prova invece andremo a vedere un metronomo in L-sit facilitato, in questo caso abbiamo un riferimento al centro per creare l'oscillazione delle gambe, vi verrà chiesto di sollevare le gambe per portarle oltre l'ostacolo, non è possibile toccare a terra durante l'esecuzione, se in una ripetizione l'atleta toccherà a terra verrà annullata la ripetizione. In questo caso gli uomini dovranno eseguire 30 ripetizioni e anche le donne. In questo caso vi facciamo vedere la vista laterale della prova precedente. Gli unici dettagli di cui bisogna tener conto è il livello delle spalle. Non devono mai proiettarsi indietro, come in questo caso. In questo caso le ripetizioni non saranno valide. Vediamo ora
ora il sesto esercizio della gara, saranno dei push up a terra in hollow plank, quindi dorso in spinta, massima spinta delle spalle, dorso curvo, retroversione del bacino, gambe tese, massima espulsione articolare del movimento, quindi piego completamente le braccia, gomiti stretti, spingo fino alla distensione completa dell'arto superiore. Gli uomini ne dovranno effettuare 30, le donne 20. L'ultima stazione invece vedrà una L-sit a parallele, quindi una squadra, nella quale vi verrà richiesto di tenere le braccia completamente tese e i piedi sempre all'altezza della sbarra. In questo caso gli uomini dovranno raggiungere 30 secondi, le femmine 20.